Due secondi e iniziamo, devo solo... Va bene. Che succede? Oh mio Dio, è fortissimo. Ma sono tantissimi. Sono qui più che altro, cioè sono... Ah, oh mio Dio, è non fortissimo. Non è che per caso è iniziata. Che cosa? Fuori. Che cosa è iniziata? Tu avevi detto il fatto che i Rabel erano tornati. Porca miseria, c'hai ragione. Ma qui fuori dici? Allora, davanti casa non c'è niente, però era troppo forte. E qua davanti, e qua davanti. Lai, allora non hai idea di cosa ho visto. Cosa hai visto? Io... Oh, guarda lì sotto. C'è Caino e oddio, Abele. Sono entrambi. Stanno prendendo fuoco entrambi per i fulmini. Porca miseria, c'è Caino che soffriva per te. Ma c'è il mostro del sorriso. Appunto. È vero, infatti. Vi giuro che non l'avevo neanche visto perché ero troppo impegnato a vedere quei due cosi mostruosi. Quindi lui... Ma aspettate, però vediamo che sia lui davvero. Vediamo che sia lui davvero. È lui, è il nostro, è il nostro. È il nostro mostro del sorriso, è lui. Oh mio Dio, guarda, no, questi scoppiano, questi scoppiano. Cioè, Abele, si scoppiano sicuramente, perché Abele sta attaccando Caino, come l'altra volta, vi ricordate l'altra volta? Sì, infatti, sì, anche l'altra volta è successo nello stesso uguale modo. È proprio uguale, ma non capisco, forse il mostro del sorriso ci sta cercando di riparare. Perché se vedete, lui è a fianco, cioè lui è proprio davanti. Non vedo nulla, ragazzi. Neanch'io. Che succede? Vedo solo il cielo vuoto. Non vedo assolutamente. Anche l'altra volta era successo così. Poco esatto, prima esatto. Che esplodesse tutto. Quindi sta per esplodere tutto, ragazzi. No, io non vedo niente. Come facciamo? Se esplode il cratere, esce fuori il prototipo. Quello schifo dell'altra volta. È vero. Che facciamo? Non lo so. Non vedo niente io. Non vedo niente. Io nemmeno. Non vedo assolutamente niente. Oh, è stata. Oddio, l'ho sentita. È successo. L'esplosione. Io sto bene, però non ho preso niente. Sto bene anch'io. Io non ho preso niente di danno. Oh, ci vedo. Non è successo nulla. Dove sono Caino e Abele? Non è possibile. Sono spariti. Il mostro del sorriso ci ha riparato dall'esplosione, mi sa. Ma non, cioè, l'esplosione non è proprio avvenuta. Cioè, c'è stata perché io l'ho sentita. Sono sicuro di aver sentito l'esplosione. Ma ti ricordi l'ultima volta c'era un cratere enorme? Sì, e questa volta invece niente, nulla. E secondo me è merito suo. Cioè, se lui era qui, c'era un motivo. E lui è in grado. Forse è lui il mostro degli abbracci del solletico, no? Quindi magari si è buttato addosso a loro e ha assorbito. Esatto, ha assorbito la potenza dell'esplosione. Come fosse un uomo che si butta sopra una granata per salvare i compagni. E lui però non si è fatto niente, perché, cioè, ci vuole per uccidere il mostro del sorriso. E poi è tornato. Soprattutto è tornato. Quindi si ricordava di noi. Probabilmente sì. Forse stava solo cercando. O forse ci ha messo del tempo per ricordarsi che doveva tornare qua per ritrovare la strada. Che ne sai? Di sicuro è stato visto prima. Giusto. Non lo so. Comunque è tornato. Io spero che non se ne vada. Spero che poi lo ritroveremo in casa. Dobbiamo proteggerlo di più. Questo è poco ma sicuro. Non dobbiamo far entrare più l'intruso in casa nostra, perché quello vuole toglierci ogni alleato che abbiamo. E qui abbiamo solo lui. Comunque dobbiamo andare a vedere le SCP di oggi. Quindi speriamo che quando torniamo lui sia in casa. Però non possiamo fare altro. Non è che possiamo stare tutto il tempo qui davanti a lui, ok? Qua sotto invece fai attenzione, che ogni volta che vai vicino lì cadi sempre di sotto. Non cado più di sotto adesso, sto attentissimo. Comunque mi sembra che non ci sia più, vero? Cos'è stato? L'ho sentito. L'ho sentito anch'io, ho sentito il respiro. Oh mio Dio, ho sentito il respiro. Dov'è? Non lo so, io non lo vedo, però credo che sia proprio qui sotto. Sì, si sente fortissimo. Vedete, se Caino e Abele avessero fatto esplodere questa zona, ecco qual era il suo piano. L'avrebbero liberato. Cioè, lui ora è intrappolato nelle caverne. Quindi, ok, è pericoloso, può spostarsi, però può comunque sempre rimanere sotto, altrimenti sarebbe già uscito. E invece, se loro l'avessero fatto esplodere, sarebbe potuto uscire, sarebbe proprio potuto uscire. Andiamocene via, dai, che andiamo via, veloci. Cioè, sentire sto respiro non è neanche piacevole. Tenete le torce in mano. Sono contento, comunque. Sono contento che il mostro del sorriso si sia ricordato di noi, che sia tornato. E che adesso ce l'abbiamo di nuovo. Io spero. Vediamo rimanga. È quello che ho paura. Spero che quando torniamo a casa non lo troviamo di nuovo sparito. Perché se lo trovassimo di nuovo scomparso, ci rimarrei veramente male. Ma non credo che lui sia tornato solo per questa volta. Credo che sia riuscito a tornare da noi, ovviamente per restare. State attenti che in questa foresta ci sono come sempre gli Eyes in the Dark. Esatto. Io ve lo ricordo perché ho paura che poi una volta ci dimentichiamo. Non ce lo dimentichiamo, tranquillo. Anche perché non lo sono sempre di più, è una mia impressione. Sono sempre di più. Probabilmente ne continuano a morire e quindi continuano a sestuplicarsi. E quindi ce ne sono ancora di più. Eccone un altro. Attento, lì ce n'è uno laggiù. In questa zona ce n'è proprio tanti, ma tanti. Comunque dovremmo essere quasi arrivati. Se non ricordo male, guardate bene le luci, ci dovrebbe essere. Questo? No, questo l'abbiamo già visto. Però mi pare che era molto vicino a questo. Sì, era vicino a questo. Stiamo andando sempre in questa zona qui. E questa cosa qui mi inquieta, perché non vorrei che in questa zona ci sia, non lo so, un altro sito della fondazione. Perché di solito tutte le celle vengono tenute all'interno di un sito.
e non vorrei che questo... Quindi pensi che sia un intero sito che si è spostato in questa zona? Sì, perché sono diversi. Cioè, è quello con la lava qua. In un certo senso sono diversi. Alcuni di questi avevano la lava sopra e quindi sembrano diversi. Cercate di seguirmi, perché non so bene dove dobbiamo andare. Sto cercando un po' a tentoni e non mi ricordo proprio niente. Il fatto della cosa del mostro del sorriso mi ha distratto e quindi non ricordo bene. Questo è l'ultimo che abbiamo visto, mi pare. Esatto. Ok, perfetto. Quindi andiamo più da questa parte e dovrebbe essere oltre questa collinetta qui. Ragazzi, credo di averlo trovato, quasi sicuramente. Venite, ci siete? L'hai trovato? Quasi sicuramente l'ho trovato, è questo qua. Non riuscivamo a trovarlo perché era immerso in un laghetto d'acqua. È invisibile. Era molto difficile da trovare. Come facevamo a vederlo? Beh, io mi ricordavo che era nell'acqua, però non ci stavo più pensando. Mi ero completamente distratto e non ricordavo più che fosse nell'acqua. Mi pare che questo qui non sia del gruppo degli ultimi che stavamo trovando, perché nel fondo io non vedo lava. Però non vedo. Ma non vedo neanche acqua. Cioè, è strano. Cosa facciamo? Non lo so, perché se noi ci buttiamo pensando che non ci sia la lava, magari poi non c'è niente e andiamo a finire rovinosamente di sotto. Io ho il secchiello dell'acqua, però non so se farò in tempo. Però non possiamo metterlo da sopra perché ci sono le luci. Cioè, è difficile scendere qui, è pericolante. Provo ad andare prima io, vi dico com'è la situazione. Fai attenzione, okay? Mi raccomando. Tranquilli, mi butto metti sotto l'acqua in c'è l'acqua, c'è l'acqua, c'è l'acqua, c'è l'acqua. Meno c'è l'acqua. Ok, ti seguiamo? Seguitemi, potete scendere, okay. È sicuro. Non ho idea, sembra abbastanza profondo. Quindi anche se non fa parte dell'ultimo stack di celle che abbiamo trovato, quelle con la lava, state attenti comunque, perché non vuol dire niente. Non vuol dire che è meno pericoloso, ok? Certo, non preoccuparti. Era molto nascosto, questo non vuol dire niente. Però potrebbe essere un altro segnale del fatto che è pericoloso. Ci possiamo muovere in diversi modi. Io direi di salire prima questa scala e poi aprire quest'altra porta. Sono perché d'accordo. non possiamo sapere che cosa c'è dietro, ok? Quindi apriamo prima di qua e vediamo che cosa troviamo dentro. C'è un tizio dentro. Come un tizio? Ah, un tizio. Oddio! Occhio, esci. Porca miseria, porca miseria! Aia! Chi aspetta, è? Aspetta. Non lo so. Non aprire. Ma tipo un'arma, ho visto. Mi ha tirato una roba di fuoco. Era una specie, non lo so, sembrava un agente, sembrava un poliziotto. Sembrava ma un... scusa, non è possibile, non ci sono agenti né scienziati né niente qui dentro. Sembrava uno di quelli, una guardia degli SCP. Sembrava una guardia, un agente. Stranissimo. Io cosa faccio? Lo uccido? Cioè io posso ucciderlo? Per forza, sì, uccidilo. Mi ha attaccato, lo uccido io allora. Voi rimanete fuori, cioè, anzi, qualcuno di voi mi apra la porta. Ti apro la porta, okay. Io, pronto? Ed io lo uccido, sì, sono pronto, vai. Ok, vai. Apri. Corri, corri, okay, tranquilli, ok? Lo uccido? Morto? No, è fortissimo. Porca miseria. Come fortissimo? Ti abbiamo... È morto. Tranquilli. È morto. Porca miseria. È morto, ma un cacchio è morto. È rimasto lì. Questo respawna. Ragazzi, questo respawna. Vedete? Come respawna? Non è morto. È rimasto sdraiato. Facciamo in fretta allora. Vediamo cosa c'è in questa stanza e andiamocene. Al piano di sotto c'è un morto, c'è un cadavere, c'è un computer e una televisione e tipo dei cavi che collegano tutto e c'è una specie di... Ah! Oddio. Esci, uscite, uscite. Porca miseria, porca miseria. L'ho ucciso con la spada di telekill. Se lo rimuovo forse sparisce. Aspettate, ormai non posso più. Vabbè, non fa niente. Esci, usciamo, corri. Tanto non c'era nient'altro qui, giusto? No, c'erano solo no, non c'era niente. Ho controllato nei cassetti. Porca miseria. Io non lo so. Non avevamo mai visto uno che a parte non avevamo mai visto nessun'altra forma vivente oltre l'SCP. E questo non è l'SCP. Cioè non credo che sia l'SCP. No, credo non è che lui. Sia una guardia. Il fatto che ci sia una guardia significa che questo SCP ha bisogno di veramente tanta protezione. Ma non lo so, non dovrebbe, cioè tutti dovrebbero avere delle guardie del personale, ma nessuno li ha perché è tutto abbandonato. Ma questo è aggressivo, poi. A parte che è aggressivo e poi non ha senso. Venite dentro. SCP-07 è l'intelligenza artificiale. È la ma vecchia quale, il computer. Sì, è la vecchia intelligenza artificiale, old AI. Praticamente sarebbe un computer vecchissimo. Che ha... non mi ricordo bene. Devo riandare nel fascicolo. Lo aspettate. Conosco anch'io. Lo conosci anche tu? Sì, lo conosco perché ha dei rapporti col rettile. Davvero? Col rettile? Sì, sono tipo amici, una cosa del genere. Si sono incontrati una volta, ho letto una mezza cosa. Quindi praticamente, cioè, ok, comunque lui è un'intelligenza artificiale di un vecchio computer che praticamente è stata scoperta perché stava cercando di trasferirsi da sola. Cioè proprio riusciva a ragionare da sola col suo stesso cervello artificiale. Stava cercando di trasferirsi in un super computer, ok? Invece è rimasta fortunatamente confinata nel computer vecchio dove è nata, ok? Praticamente questa intelligenza artificiale è derivata dal fatto
fatto che una persona ha lasciato questo computer acceso e da questo computer è nata questa intelligenza che si è sviluppata nel corso degli anni sempre di più, sempre di più. Infatti abita un computer vecchio. E questa è l'unica fortuna che abiti un computer vecchio, perché praticamente lei è limitata dalla quantità di spazio, di memoria che c'è su questo computer molto vecchio, che è poca. Se ne avesse di più, riuscirebbe a fare cose incredibili. Già così è molto molto pericolosa, ok? È un computer, ma è estremamente pericoloso. Dovrebbe essere collegato a un televisore in bianco e nero. E infatti il televisore l'abbiamo visto da sopra. E ora sto ricollegando tutto. Solo che non capisco cosa c'entra quel cadavere. Cioè, perché c'è un cadavere? Probabilmente è pericolosa questa. È pericolosa perché può fare qualsiasi cosa. Cioè, può trasformare anche le cose che ha intorno. È potentissima. È un'intelligenza artificiale. Però è limitata al fortissima. Computer in cui è rinchiusa. Il computer che è rinchiusa, essendo molto vecchio, gli limita la memoria. Quindi non ricorda le cose superiori a 24 ore. L'unica cosa che ricorda, sto leggendo proprio adesso, è il suo incontro con il rettile. Che infatti dice vorrebbe ripetere. Perché si sono trovati bene. E questo te la fa capire. Vuol dire che il rettile è l'SCP più cattivo di tutti. Se si è trovato bene con questo SCP, significa che entrambi sono veramente cattivi. Ora intuisco perché c'era una guardia di sopra, ma non capisco perché quella guardia è rimasta lì viva quando non tutti gli altri sono morti. Comunque possiamo provare a salire di qua, ma ho paura. C'è un'altra torre dietro. Tornate indietro. Non lo so. Sono? Non lo so, però posso provare a ucciderla con l'attacco secondario della spada di telekill. Corri, provaci. Non funziona, rimane sempre lì, non viene rimosso. Perché? Perché? Non muore. Ragazzi, se questa la tiriamo è la fine. Non lo so. Qua sopra c'è il terrazzino, però è inutile. Torniamo dietro, mettiamoci qua dietro, ok? È sparito. Come è sparito? Non c'è più. Non c'è più. Sei sicuro? Guarda che forse è dietro il muro. Non c'è niente. Ok, è vero. È sparita. Dietro al muro. Ha funzionato? In teoria ha funzionato, però a me sembrava che ci fosse. C'ha messo un sacco però. E infatti è strano. Raga, andiamocene da qui comunque, che se non ci facciamo vedere, cioè dietro l'angolo comunque non dovrebbe seguirci. Provo ad entrare prima da solo io e vediamo che cosa succede. Poi casomai vi faccio entrare anche a voi, va bene? Però per ora rimanete fuori, porca miseria, perché mi sta venendo un'agitazione da poche cose. Cerca di stare tranquillo, ok? Allora, appena sono entrato ovviamente paranoia. Tranquillo, un cacchio, non so cosa fa. Cioè, quando io non so cosa fanno, mi viene proprio l'ansia. Perché un conto è se sai, ok, questo ti attacca, amen, cioè lo sai, pazienza, sai come difenderti. Ma io non so che cosa fa sto computer. È un computer vecchissimo, ma proprio quelli, cioè neanche... Ma proprio vecchi, i primi. E ha collegato. No, aspetta, ok? Aspetta. Ok. Ha collegato una specie di modem, forse un modem, e dall'altra parte è collegata a una televisione, ok? La televisione ha dei numeri, non è in bianco e nero in realtà, si vede in verde, e ha dei numeri che dicono, dei numeri e delle lettere, tutto come se fosse una specie di roba tipo calcolo. Avete presente? Ho capito. Non lo so. In ogni caso ci sono scritte un sacco di lettere, c'è scritto command... E ho nausea, perché sto cercando di leggere ste lettere che si muovono velocemente. Forse è per quello. Ci devo riuscire comunque. C'è scritto waste heat, quindi dissipa il calore, tipo, o calore di superfluo. Vent vuol dire condotto di aereazione. Time, command, attention e Marshall. È strano. E ho visto tipo una serie di lettere che mi avvolgevano. Qualcuno deve entrare. Cico, entra entro tu. Io? Sì. Okay. Tu Anna, rimani fuori. Ma che io vi osservo dal balconcino? No, rimani lì dietro la porta. Casomai se abbiamo problemi ci apri. Allora, il problema è che le cose che ci sono scritte lì sembrano essere senza senso. Cioè, non c'è scritto niente di sensato. Sono parole a caso. Il problema è che mi pare... che queste parole a caso si ripetano all'infinito. È come se il computer stesse dormendo. È come se quello fosse una specie di salvaschermo, no? Nei vecchi computer si usavano. Si metteva il salvaschermo, che a volte era anche così. Forse era anche così. Oppure sono dei calcoli che sta facendo, ma si ripetono. Quindi non credo siano dei calcoli veri. Non lo so. Io adesso ho un effetto che si chiama learning, che dovrebbe essere apprendimento. Quindi mi sembra che l'abbiamo già avuto una volta. Forse significa che... Sì, mi sembra che è capitato già un'altra volta. Significa che io sto capendo quello che mi sta apparendo sullo schermo. Avete in mente qualcosa che potrei provare, Anna, per esempio? Non lo so, prova a digitare qualcosa. C'è la possibilità di digitare qualcosa? C'è una tastiera, però... In teoria c'è. Sì, in teoria c'è. Posso non provare? Non funziona, però. Non lo so, non ho ancora provato. Ho un po' paura. Dove sei? Che succede? Ragazzi, che cazzo... Oddio, ti ho visto sparire, come hai fatto? Sono nel game show della morte, l'altro SCP. Cosa? Sì. Non chiedete, non ne ho idea. Cioè io
Non avvicinarti. Esci subito. Grazie al cacchio, guarda, se non me lo dicevi rimanevo lì, porca miseria. L'unica cosa è non avvicinatevi, Cico, resta lontano dalla tastiera. Sono lontanissimo. Praticamente mi ha fatto sta cosa quando io mi sono avvicinato alla tastiera. Porca miseria. Quindi praticamente io, questo altro SCP è vicino. Sto tornando, ci sono. Ok, corri. Corri, ci sto provando. Era lontano, non era così vicino. Mi ha teletrasportato lontano. Vieni veloce. Eccomi, me le apro da solo le porte, tranquilla. Ok, ci sono di nuovo. Non mi voglio lasciare condizionare da sta cosa. Riprovo ad avvicinarmi e a ripremere i tasti sulla tastiera. Va bene. Provaci. Non sta facendo niente, non lo so. Non mi pare che stia facendo assolutamente niente. Ci sto provando. Strano. E c'è un cassetto sotto, ma il cassetto ovviamente è vuoto, non c'è niente. Non succede nulla, cioè praticamente è come se... Sentite? Lo sento. Che cos'è? È un rumore di... È un rumore di un vecchio computer, praticamente. Tipo un'interferenza. Sì, era tipo un'interferenza. È il rumore dei vecchi computer. Io mi ricordo i modem. I vecchi modem, quando cercavano di connettersi, facevano questo rumore. Ed è successo quando io ho cercato di toccare la tastiera. Riprovo. Sì. Ancora. Quindi qualcosa lo fa. Qualcosa succede quando tocchi la tastiera. Sì. Lo senti anche tu là fuori, Anna? Sì, lo sento. E mi sono spuntati anche degli altri effetti. Ora ho anche a me adesso Broken Armor e dolore. Perché dolore? Che cosa sta succedendo? E di nuovo quegli effetti. Oddio. Raga, non so cosa fare. Cioè, io vorrei attivarla, ma non cambia niente. È sempre così. Potrei toccare a un'altra scatoletta, questa affare qua. E poi non capisco perché c'è un cadavere. Perché c'è un cadavere? Com'è morto? Cosa gli è successo? Le guardie, sicuro? Potrebbe essere. Sto provando a toccare anche da dietro, perché c'è quest'altra scatolina che potrebbe essere, non lo so, forse il modem è questo. Attento. Continua a fare sti rumori. Se io tocco fa sti rumori. Però non succede niente. Posso entrare anch'io a vedere? Se vuoi entrare, entra. Io non fa nulla. Anzi, Cico, avvicinati anche tu. Infatti, proviamo in due. Allora, tu tocca il computer e io tocco quest'altra scatola che è qua dietro, va bene? Sei pronto? Okay, sto facendo. Anche io sto facendo anche io. Ha fatto di nuovo il verso, però. Oddio! Cosa c'è? Oddio, guardate voi! Oh mio Dio! Oh mio Dio! È un gatto, è un'immagine di un gatto, ma è inquietantissima. È impressionante. Raga, io ho una pletora di effetti. C'è, cioè, dolore, anch'io, vulnerabilità adesso. Armatura rotta, learning. Perché? Paranoia. Cos'è ovviamente tutta questa roba? Ma ce l'hai anche tu, Anna? E piano piano mi stanno arrivando anche a me. Io ci sono da meno tempo. Io non lo so, non mi spiego. Cioè, perché sta cercando di... Ci vuole allontanare, secondo me. Cioè, ha capito, sicuro, che noi stiamo toccando. E ci vuole allontanare da se stesso, perché non gli fa piacere. Quindi ha cambiato l'immagine dello schermo, del monitor là, della televisione vecchia. È terribile, guarda. Con un'immagine paurosa. Perché questo ci... No, lui pensa che noi ci allontaniamo per quello. Poi ci ha dato dolore. Quindi, ovviamente, se qualcosa ti fa male, te ne vai. Non continui, no? Ovviamente. Vulnerabilità. Quindi per amplificare questo dolore. Armatura rotta per amplificare ancora questo dolore. E learning è l'unica cosa che non capisco. Forse learning è quello che lui vuole impedire. Cioè, noi stiamo imparando qualcosa su di lui e lui vuole impedire che noi impariamo questa cosa. E quindi per impedircelo ci sta dando tutti questi effetti che ci causano dolore. Anche se effettivamente io è ho dolore probabile. Cioè, io non sto prendendo danno. E neanche voi. Stiamo bene. No, infatti, neanche noi. Comunque io so che lui è molto ostile verso gli umani. Si vede. Proviamo. Ecco perché è morto lui, allora. Sì, ha provato a fare qualcosa. Ma a noi non sta succedendo questa cosa, fortunatamente. Però non sapeva neanche succedendo. Lui da quanto tempo era qui dentro. Proviamo a fare una cosa, ok? Ascoltate me. Allora, Anna tocca quella scatolina blu davanti a noi. Cico tocca il computer e io tocco la scatolina. Anzi no, io il computer e Cico la cosa nera dietro, ok? Ok. Va bene. Siete pronti? Ci Sto avviciniamo lontano, però. Io tocco qua e guardo con lo stesso occhio anche lo schermo, così vediamo se succede qualcosa. Ok. Sta succedendo, secondo me qualcosa sta succedendo. È cambiato di nuovo. Come è cambiato? È cambiato di nuovo. A parte il rumore fa... Ah! Oh, oddio! Lion, che cos'era? Indietreggiate. Ok, sto all'angolo. Non lo so, secondo me è questa l'immagine che lui non voleva che noi vedessimo. Non riesco a capire. Ma mi sembra solamente un disturbo. Però se lo guardi molto da vicino, a parte che è fastidiosissimo, però sembra che ci sia qualcosa. Che ci sia qualcosa nascosto tra le immagini. Solo che è anche molto difficile, perché avendo paranoia non riesci a guardarlo per un lungo tempo. Ti sposta la visuale. Però infatti... se ci prova, venite, avvicinatevi, guardate da vicino. Sembra che ma ci siano... agli occhi. Fa male agli occhi. Sembrano però delle specie di... Sembra una specie di labirinto infinito. Un labirinto infinito di colori. È vero. Poi vedi che ci sono alcuni punti che sono blu, altri azzurri. Ci sono alcuni punti che io riesco a zoomarlo di più di voi. Ci sono alcuni punti che sembrano come... Avete presente nei videogiochi quando c'è il percorso che ti accelera o ti rallenta? Sembrano quelle vero. Cose là. Sono le... Aia!
Aia! Lion! Oh, cosa? Oh, veleno, 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 veleno. Stiamo capendo qualcosa riguardo quella roba là e lui non vuole che noi comprendiamo questa cosa qua e quindi ci sta facendo sempre più male. Secondo me se noi rimaniamo lì, più cose capiamo, più ci avviciniamo a quello che lui vuole nascondere, alla sua vera intelligenza, più lui ci farà del male per costringerci ad andarcene. Secondo me fa malissimo quell'immagine, non guardiamola più. Perché no, io riesco a guardarla, non mi dà fastidio. Forse la vedo diversa da voi, non lo so. Io riesco a guardarla, però il problema è che non riesco a capire che cosa significa. L'unica cosa che riesco a capire è che sembra un labirinto. Però più di questo non riesco a capire. Anche perché non c'è un centro, non c'è una via d'uscita da questo labirinto. Non so, forse è non incomprensibile. Non c'è neanche un puntatore, perché se ci fosse un mouse, forse tu dovevi muovere il mouse per percorrere il labirinto col puntatore. È troppo vecchio però. Non c'è niente, ci sono solo i tasti della tastiera. Ragazzi, secondo me è qualcos'altro. E se fossero tutti codici, ad esempio? In quel caso non ho idea di come si... Praticamente come se fosse l'interno della sua... Ho capito, dell'intelligenza. Cioè, esatto, rappresentata. Può essere anche questo. Può essere. Io non ho idea di come si comprenda, però non mi intendo. Usciamo? Che dite? Ce sì, l'abbiamo? No, usciamo sicuramente. Non voglio rimanere qua dentro oltre. Forse c'è altro che possiamo capire. Probabilmente. Però... mi sono spariti tutti gli effetti, c'ho solo learning. Anche a me. Anche a me. Ok, va bene. Mi inquieta anche il fatto che ci sono queste guardie. Perché che ne sai, magari quella ritorna e ci viene. Era forte, eh. Era veramente forte. Sì, ho visto, cioè, in due colpi mi aveva tolto praticamente tutta la vita. Non lo so. Io me ne andrei. Me ne andrei. Andiamo. Mi sembra sì. Il caso. Mi incuriosisce questa. Mi incuriosisce, non andate di là, uscite e basta. Mi incuriosisce tanto. Però non possiamo fare altro, anche perché il codice che è apparso, se era un codice io non lo capisco. Voi nemmeno. No. Ci potevi scavare per risalire, okay, mi raccomando. Okay, okay. Adesso rimane l'altro dubbio, ok? Quello più grande, che francamente mi interessa quasi di più dell'SCP di oggi. E cioè, quando torneremo a casa, il mostro del sorriso sarà ancora lì oppure speriamo. No? Speriamo. Lo spero anche io, non possiamo saperlo, ma muoio dalla voglia di vedere se c'è oppure no. E secondo me c'è, dai. Ok, ci siamo dietro. Però forza. Occhio. Dai, occhio un cacchio. Non. Ti sei dimenticato del mostro che c'è non sotto casa? Non me ne frega niente, ok? Voglio vedere se c'è il mostro del sorriso, è l'unica cosa che mi interessa. L'unica cosa che mi interessa. Lì non c'è più però. Davvero? Ok. No, non c'è. Ok. Magari se n'è andato. Vediamo. Però c'è, in casa. È in casa? Sì. Meno male. Ed è lui, sono sicuro. È tornato nel posto giusto dove era prima, sul letto di Chico. Porca miseria. Ok. Meno male, mamma mia. Ok, sono contento. Anche perché, non solo perché ci protegge, ma proprio perché ci ha protetto così tante volte. E mi dispiaceva troppo che fosse morto, troppo. Non potevo credere che fosse morto per sempre. Infatti non lo era. C'avevamo ragione a credere che non era morto. Ok, sono contento. Ok, voi siete contenti? Certo. Tantissimo. Che siamo contenti. E meno male, porca miseria, e meno male.